Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Formula 1 2020, signori, ultimo gran premio della stagione, così bello, ci possiamo organizzare per fare la nuova stagione, finalmente concludiamo questa prima stagione. E speriamo che vada bene nel Gran Premio di Yas Marina. Allora, signori, prima di partire dal video, vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, sia su Instagram che su Facebook. Mi trovate come Maullo941, in cui vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa che sulla piattaforma Viola. Detto questo, trovate comunque il link in descrizione. In descrizione trovate anche il link dei canali abbonati al mio canale. Detto questo, signori, allora io mi vado a fare le prove libere off camera come ogni volta. Dopodiché ci vediamo qui, pronti e carichi per andarci a fare le qualifiche, il Gran Premio e concludere questa prima stagione tutti quanti assieme. Ok, signori, siamo alle qualifiche. Praticamente io ho completato le prove libere e in cui non sono andate male, non sono andate male, sono andate bene. Sono riuscito a prendere vari punti che ci serviranno per comprare l'ultimo adattamento col cambio di regolamento che ci avevano bloccato. Però va bene. Allora, le prove libere sono andate bene. Facciamoci queste qualifiche e sperando di poter concludere bene la stagione, signori. Se riusciamo a fare un buon giro, dico, e non combiniamo casini, soprattutto all'inizio della gara, potremmo concludere in bellezza la stagione, signori. Potremmo concludere in bellezza la stagione, ma adesso non perdiamoci in chiacchiere. Concentrati sul giro e cerchiamo di fare il meglio possibile. Il meglio possibile. Allora, per ora siamo ancora primi. Questa cosa è ottima, questa cosa è ottima, signori. Perché questa è la parte in cui perdiamo un po' di più, che ci sono queste curve veloci che ci infastidiscono. Poi questa parte centrale riusciamo a essere abbastanza veloci. Riusciamo, a parte che siamo andati un attimo a prendere le fragole fuori dal circuito, però va bene. Ora qui, perfetto. Qui, nonostante non abbiamo un gran motore, riusciamo ad andare bene. Col DRS sparato al massimo. Infatti vedete nella mappa a sinistra come già abbiamo distanziato la Ferrari. Cioè, non ci possiamo lamentare, la macchina sta andando abbastanza bene. Sono sorpreso di questo finale di stagione, signori. Forse l'anno prossimo possiamo veramente puntare al mondiale piloti. Il mondiale costruttori sarà impossibile, però se l'anno prossimo riusciamo a metterci un bel motorino Ferrari su questa Maulo Racing e migliorare i punti del mio compagno di squadra, in modo tale che possa arrivare quantomeno in top 10. Non chiedo il podio perché è impossibile che Ghiotto l'anno prossimo riesca ad arrivare a podio già alla prima stagione. Dico però, se dovesse arrivare quantomeno alla top 10 e poter portare qualche bel punticino a casa, potremmo riuscire ad ambire una posizione un poco meglio. Mamma, sto muretto lì è terribile. Sto muretto lì è terribile. Però stiamo andando bene. Stiamo andando bene. Concentrati. Easy busy lemon squeezy, signori. Easy busy lemon squeezy, dai. Ora, seconda c'è una Mercedes. Seconda c'è una Mercedes perché pallina è diventato blu. Bluette. Blu petrolio. Blu, il colore che volete voi, signori. Ma Maullo con la Maullo Racing si porta a casa la pole position. Come in Brasile, signori. Come in Brasile. Che voleva Tom? Tom ha parlato, non ho capito che cosa voleva. Abbiamo fatto la pole position, signori. Spettacolo, bella così. Grande finale di stagione. Grande finale di stagione. Dai. Gli abbiamo dato un secondo a Bottas, pesante. Giuliano parte 20esimo. Ti manda a casa a calci, Giuliano. Ti manda a casa con tutti i microfoni e i concerti. Mamma mia, che cosa che peso che ci siamo presi, portati dietro. Era meglio tenerci Schumacher. Peccato che non avevamo i soldi per pagarlo Schumacher. Piccolo particolare. Va bene, signori, ci vediamo in pista per la gara. Oh, Giulietta, no, fermi tutti. C'è Giulietta. Giulietta, è l'ultima stagione, l'ultima gara della stagione. Dimmi. Partito bene in qualifica, sollievo, non avevo dubbi, sono finito soddisfatto delle aspettative, soddisfatto delle mie aspettative, della mia scuderia. Santi, oggi si sono come è andata, mi sono proprio divertito oggi. Vabbè, pole position, meglio di così. Che vantaggio hai avuto sugli altri piloti? L'aerodinamica, incredibile, l'aerodinamica, incredibile. È vero, perché comunque su quel rettilineo riusciamo a tenere in accelerazione, in velocità più che altro, riusciamo a tenere ed è tanta roba, signori.
Comunque su quel rettilineo riuscire a essere così veloci non è da tutti. Non è da tutti. Va bene, queste sono le solite cose. Noi la sfida l'abbiamo finita, l'abbiamo vinta l'altra volta contro il Ricciardo, quindi non abbiamo nessun pilota in sfida. Siamo pronti per il Gran Premio, signori. Ultimo Gran Premio della stagione. Ci siamo riusciti. Mamma mia, quanto è durata questa stagione. Speriamo che la prossima riusciamo a farla con questo andazzo di un episodio a settimana. Riusciamo a essere un poco più veloci. Dai, ci vediamo in pista, signori. It's been a long season, but let's try to end it on a high note. Tom ha detto qualcosa, ho capito semplicemente che è stata una lunga stagione, ma dovremmo essere arrivati alla fine. Mi sto abituando a partire guardando al safety car davanti a noi, signori. Potrebbe essere una cosa brutta perché l'anno prossimo non so come andrà la stagione l'anno prossimo. Comunque 3, 4, 5. Si stanno per spegnere luci rosse, signori, l'ultimo Gran Premio della stagione. Dai, così Maullo parte con la Maullo Racing, ultimo Gran Premio della stagione. Dai, 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 partiamo bene, partiamo bene. Io non ho visto chi come è andata dietro. Dai, 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 dai. Vai, 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 veloce, rapido e indolore. Se riusciamo a tenere bene queste curve, dai, dai, così. La partenza è stata buona. Abbiamo Bottas dietro. Siamo leggermente andati fuori pista, però va bene. Non ci ha detto niente, va bene. Facciamo finta di nulla, va bene. Ogni tanto i commissari sono benevoli nei nostri confronti. Dai, dai, gira questa macchina. Bottas non rompere le scatole. Apri la modalità sorpasso. Ma che vuole? Non ho capito cosa ha detto. Però non c'è il DRS, signori. Quindi non mi possono venire a prendere l'aerodinamica. Qua se mi prendono col DRS mi sverniciano male, quindi dobbiamo cercare di mettere un secondo il prima possibile tra noi e Bottas, signori, perché sennò il paletto ce lo siamo portati dietro. Perfetto, mi sto prendendo un po' di troppi paletti davanti e questa cosa non va bene. Dai, 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 ma deve essere passato. Dai, 8 decimi, 8 millesimi, 8 decimi forse, oh no, 8 mi, no, 8 è qualcosa. Dai, 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 dobbiamo mettere un secondo, dobbiamo mettere un secondo come se non ci fosse un domani. Dai, 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 dai. Dai che qua andiamo bene, dai che qua andiamo bene. Se riusciamo a fare bene queste curve è fatta, signori. Se riusciamo a fare bene. Un secondo e sei di vantaggio. Grande così, grande così. Dai, 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 dai che spacchiamo tutto. Dai che spacchiamo tutto. Sì, magari se riesco a restare in pista sarebbe anche cosa gradita. Dai, 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 dai. Ho tagliato un poco troppo, ma non mi ha detto niente. Un secondo e quattro, un secondo e cinque. Dai, dai. Concludiamo bene questi giri, concludiamo bene questi giri, signori, concludiamo bene questi giri. Dai, 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 dai. Su rettilineo abbiamo un secondo e sei di vantaggio su Bottas, signori, facendo il miglior giro anche. Spettacolo. Noi con chi eravamo in lotta? Con Vettel o con Leclerc per portarci a casa per guadagnare un'altra posizione in classifica? Forse non mi ricordo, non mi ricordo. Però con questa vittoria non vedo le Ferrari nei primi 3 posti. E questa, la prima Ferrari la vedo al quinto posto, signori. La prima Ferrari la vedo al quinto posto e questa cosa mi fa molto piacere. Nel senso, da tifoso Ferrari non tanto, ma stiamo parlando del videogioco, quindi mi fa piacere perché riusciamo a guadagnarci noi una bella posizione. Abbiamo fatto una curva che è una cacata terribile. Però va bene, un secondo e cinque di vantaggio, un secondo e cinque di vantaggio. Buono, 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 manteniamo così, manteniamo così. Manteniamo così, manteniamo così, dai, 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 dai. Dai, 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 al prossimo giro c'è il DRS aperto, signori. Al prossimo giro le macchine possono utilizzare il DRS. Se non riusciamo a tenere tanto vantaggio è cosa buona. Cosa buona, buona, con 8B, un secondo e 9, un secondo e 9. In quella zona di lì, signori, facciamo il macello più totale. Cioè, guadagniamo come se non ci fosse un domani. Bellissima questa curva, dai così, Maullo Racing. Dai, 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 dai. Che le ottime prestazioni della scuderia hanno fatto buttare gli occhi su questa scuderia alla Ferrari, che vuole l'anno prossimo dare i propri motori. Dare, che cacchio dare, li compreremo i motori l'anno prossimo. Non ci regala niente nessuno. Però, dai così. Ci portiamo a casa i motori di Ferrari, ci portiamo a casa Ghiotto, signori, scuderia tutta italiana. Dai così, terza scuderia italiana, perché c'è oltre alla Ferrari c'è anche l'Alfa Romeo. E poi ci siamo anche noi, un secondo e otto, va bene così, gira ancora più veloce. No, Bottas mi ha fregato il... No, Hamilton mi ha fregato il giro. Mannaggia a lui. Hamilton mi ha fregato il miglior giro, mannaggia a lui e chi non glielo dice pure. Dai, mi devo ripigliare sto giro veloce. Senza se e senza ma. Mi devo ripigliare sto giro veloce. Sì, se però guido così de cacca, difficilmente riescare. Infatti il primo settore l'abbiamo fatto a rosso. Un secondo e due, signori, ho perso in mezzo giro ho perso tutto il vantaggio che avevo. Ma porca miseria, dico io. Guardalo, guardalo Bottas come si è avvicinato. Mamma Bottas come si è avvicinato.
mezzo giro ho perso tutto il mio vantaggio. In mezzo giro ho perso tutto il mio vantaggio. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Sì, in mezzo giro. Ci credete poi che in mezzo giro. No, 2 secondi di penalità mi hanno dato. Secondo voi riesco a mettere. No, non ci riesco a mettere. Non ci riesco a mettere 2 secondi tra me e Bottas. Soprattutto visto come è agguerrito. Non ci riesco, non ci posso mai riuscire a mettere 2 secondi di vantaggio fra me e Bottas. Quindi meglio fare un attimo il flashback veloce. Voi non avete visto niente, signori. Però ci siamo un attimino riportati in regola. In regola, attiva la modalità del sorpasso. Dobbiamo stare attenti, signori. Bottas è troppo. Ecco, vedi, se vuole mettere all'interno. Dobbiamo sempre tenere la traiettoria interna chiusa, signori. Sennò questo ci sorpassa male. Dai, da macchinina. Perché abbiamo fatto dei giri prima precedenti bellissimi. Avevamo messo un secondo, quasi 2 secondi tra noi e Bottas. Perché ci siamo mangiati tutti in mezzo giro? In mezzo giro. Mi sono incappato. No, qui andiamo a fragole. Arriva Bottas. Ruota con Bottas. Quante rotture di scatole mi sta dando Bottas solo sul fine di stagione? È una cosa assurda. Dai, cerchiamo di non fare danni però, perché mi serve che Bottas arrivi fra le prime posizioni, perché dobbiamo guadagnare più punti possibili sulle Ferrari. Dai, sta per iniziare il quarto giro. Aia, Bottas è vicino. Sento il fiato sul collo di Bottas. Io voglio capire com'è che prima ero riuscito a dargli un sacco di giri di secondi e ora me lo trovo col fiato sul collo. Dai. Oh, io sto guidando in maniera corretta. Sto guidando in maniera corretta. Levati Bottas. Apri tutto. Troppo vicino Bottas, signori. Bottas è troppo vicino. Come si guarda dietro? Come cazzarola si guarda dietro? Leva tutte ste cose, tutte ste informazioni. Non mi servono adesso. Volevo semplicemente guardare dietro per vedere dove era Bottas. Disattiva la moneta al sorpasso. Me ne serve un poco in questa zona di qua. Dai. Difendiamoci. Oh, va bene. Porca miseria, dai. Ok, questa l'abbiamo fatta bene. Mettiamo altri 600 decimi. Che sono diventati 500, va bene. Non fa nulla. L'importante è che guidiamo bene. No, perché qua sbaglio completamente la frenata. Ogni volta arriva Bottas, signori. Ruota con Bottas, che però si rimette nuovamente dietro. Lì mi può fregare Bottas. Bottas mi può semplicemente fregare lì. E no, non dobbiamo permetterlo. Anche qui mi può fregare Bottas. Ok. Anche, signori, io non ho il motore di una Mercedes. Quindi se questi mi sverniciano è finita. Ultimo giro, signore, ultimo giro di questa prima stagione della Maulo Racing. Bottas attaccato agli scarichi di Papa Maullo. Dai, perché ho fatto questa cacata terribile? Ok, calma. Non mi può infilare perché è troppo stretta la curva. Avvertimento, mamma mia, ho detto, vedete che mi dà nuovamente 2 secondi di penalità? No. Dai, è bella, questa l'abbiamo fatta bene questa volta. Apri tutto, al centro di pista. Non diamogli la scia, anche se la sta cercando. Dai, facciamola giusta la curva. Ok, signori. Allora, c'è solamente quell'ultima curva in cui Bottas mi può fregare. Non dobbiamo permetterglielo. Difendiamoci con la moneta al sorpasso. Attenzione che è vicino. Stiamo all'interno. Diamogli l'esterno. Ci prova. Oh, staccatona. Ruota con Bottas. Non ci credo. Mi ha fregato l'ultimo giro. Non ci credo. Mannaggia. Potevo dargli una bottarella. Però mi sono un attimo trattenuto a dargli una bottarella. Non ce la faccio, signori. È inutile. Meglio una seconda posizione sicura. Meglio una seconda posizione sicura che rischiare di allungare troppo le frenate e rischiare di danneggiare un ottimo risultato, signori. Che comunque, però, non perdiamo altre posizioni nei confronti di Hamilton, cortesemente, grazie. Ok, signori, secondi, va bene così, signori. Concludiamo il campionato.
Non so che ha detto il nostro Tom, il nostro ingegnere Tom, va bene così, pilota del giorno Latifi. Noi oramai non ci fanno più piloti del giorno, signori, non so perché. Bottas, campione del mondo, miglior pilota, campione del mondo Valtteri Bottas, che conclude vincendo il Gran Premio di Abu Dhabi. Si porta a casa anche il mondiale, grande Bottas, sono contento per lui. Ma l'anno prossimo ci sarà un altro a festeggiare così, un altro, signori. Non sarà certo Bottas, non sarà Hamilton, ma saremo noi, signori. Dobbiamo riuscire a portarci a casa il mondiale, per forza. Bottas festeggia, sono contento per lui, dai. Eccolo lì, Bottas, che festeggia con i meccanici. Dentro i box, fotografi contenti per lui, dai. Bravo Bottas. Allora, vediamo un attimino. Noi siamo arrivati quarti in classifica. Abbiamo superato le due Ferrari, Vettel, e siamo arrivati a pari punti con Leclerc. Ma siamo sopra perché abbiamo vinto più Gran Premi di lui. Spettacolo, signori. E invece il campionato... Aspettate, Bottas l'ha vinto di 4 punti. Forse se non fosse, se non l'avessimo lasciato passare, avrebbe vinto Hamilton il mondiale. Invece l'ha vinto Bottas di 4 punti, pesante. Classifica costruttori, siamo arrivati quarti. Va bene così, sopra la McLaren, buono. Un ottimo risultato per essere la prima stagione, signori. Avanziamo e concludiamo questa prima stagione assieme, signori. Ok, signori, allora, la stagione è finita e noi dovremmo rinnovare il contratto ad Alesi. Ma sappiamo benissimo che noi Alesi non lo rinnoveremo perché ci andiamo a prendere il nostro pilota italiano, signori. Dove sta Ghiotto? Luca Ghiotto, che vuole anche lui 2 milioncini. È un 64. Alesi, scusami, quant'era? Alesi era un 68. E vabbè, ripartiremo dal basso, ma ripartiamo da un italiano. Io voglio Luca Ghiotto, per forza. Osserva, proponi. Esamina proposta, Luca Ghiotto. 2 milioni. Vediamo un rischio medio. Proviamogli. Famo scuderia, va bene. Rischio medio, gli diamo 2 milioncini. Vediamo se accetta, signori. Vediamo se accetta 2 milioncini semplici. Contratto firmato, perfetto. Lunedì 6 luglio gli scadrà il contratto, perfetto. Ok, signori, è il primo passo per la prossima stagione, l'abbiamo fatto. Abbiamo preso Luca Ghiotto. Detto questo, signori, piano piano la prossima stagione inizia a prendere forma. Io per questo video mi fermo qui. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. E settimana prossima per o iniziare la nuova stagione o fare un riassunto di questa prima stagione. Questo lo decideremo assieme, lo deciderò e vediamo come poterci organizzare. Detto questo, signori, grazie per aver guardato questo video. Grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!